spiaggia, la testa si perde, i pensieri continui e fluttuanti, che si muovono come fossero venti e vanno in direzione del vento. Io sono Sabrina Minervini, ho 26 anni e sono l'autrice di questo testo, famoso testo che il vostro prof mi ha... Io ho preso ispirazione da una canzone di Fabrizio De André. Io posso raccontarvi della mia passione di Fabrizio De André grazie ad un percorso che sto facendo come psicoterapeuta e come filo conduttore e come percorso terapeutico usa molto De André, perché De André ha messo al centro l'uomo in quanto tale, queste sono le sue parole, cioè nel senso il disagio dell'uomo, perché De André parla dell'immaginazione, delle persone immaginate e parla di immaginazione di ogni tipo, cioè la discriminazione per il cambiamento di genere, la discriminazione per disabilità mentale e fisica, qualsiasi discriminazione. Se ascoltate De André, diciamo che parla di discriminazione di ogni tipo, e questo appunto mi ha fatto innamorare dei testi di De André perché mi sono rispecchiata. Mi sono rispecchiata perché, comunque, diciamo, avendo appunto io un handicap fisico, quindi un handicap sia visivo che motore, mi sono rispecchiata dal fatto che, comunque, faccio fatica a trovare appunto un'integrazione. Una specie di una sorta di inclusione, no? E perché ho scritto questo testo? Ho scritto questo testo sul capolavoro di Cora Cagnelli di André, che parla di tutt'altro in realtà, perché parla dell'immaginazione che si ha riguardo ai rom, agli zingari, e al pregiudizio che si ha verso di loro. Però mi è piaciuto talmente tanto la musica meravigliosa e il testo che ho cercato di modificarlo adesso, che André mi perdonerà per questo, prendendo appunto ispirazione dal progetto Family Man, il progetto dove lui ha modificato dei testi di De André, portando appunto la sua esperienza clinica, insomma, e mi sono azzardata con umiltà a modificare anch'io il testo appunto di De André parlando della mia storia. E niente, questa è la sintesi di quello che ho fatto. Se avete appunto delle domande, sono qui a rispondervi. Vorrei soltanto sapere appunto cosa vi ha suscitato questa... Perché io ho letto appunto il compito che il vostro prof vi ha dato e molti di voi ci sono andati molto vicini e mi ha colpito molto perché dico, cavolo, allora sono arrivata, no? Mi ha dato una grossa soddisfazione. Se avete curiosità, sono qui. Chi è Mirko? Questa è una domanda piuttosto, ma me l'aspettavo. Mirko purtroppo è mio fratello che ho perso ed era il mio sostegno migliore, nel senso che è stato e sempre sarà il mio sostegno migliore, il mio punto di riferimento, e quando l'ho perso mi è crollato un po' il mondo addosso, perché era anche il mio futuro, diciamo, no? Il mio punto di riferimento che purtroppo ho perso. Perché questi sensi di colpa? Bella domanda. Ho tanti sensi di colpa, perché comunque quando si è nella mia condizione, quando si è bisogno, perché io ho bisogno di supporto continuo, no? E quindi a volte perdi un po' la motivazione per tutto, nel senso che ho sempre bisogno di un continuo dell'essere stimato, no? Perché comunque quando hai bisogno di supporto continuo non riesci a
non dico a fare niente, però comunque hai bisogno comunque di essere sfrontata perché non hai quel... un esempio di potenziale. Non sei solo un esempio di potenziale. Ma più che altro io mi sottovaluto molto. E quindi avendo bisogno di supporto a livello fisico, perché è così, mi sottovaluto molto anche come persona, no? Perché dico allora lì non vado niente, dove vado se ho bisogno di supporto continuo, no? Invece poi bisognerebbe, ma sì, bisognerebbe fare anche un bilanciamento sul fatto che però io voglio lo stesso, perché io comunque sto facendo qualcosa di concreto come stiamo facendo oggi, no? Cioè oggi è la concretezza che ho sempre desiderato fare, lanciare un messaggio per quanto è possibile positivo sul fatto che anche se ho bisogno di supporto fisico voglio lo stesso, no? Quindi questo mi sta servendo molto. E sto facendo un lavoro anche su questo. Come ti sei sentita quando hai iniziato a scrivere questo testo? Allora, all'inizio ero veramente molto, cioè ero stimolata, da una parte stimolata nello scriverlo, dall'altra dico che okay, lo vado perché non l'ho mai fatto, cioè questa è una cosa grossa, cioè sto tra virgolette nella mia mente sto dicendo sto rovinando gli Andrea, che gli Andrea è uno dei più grandi cantatori della musica italiana che io amo tra l'altro, quindi ho detto adesso lo rovino. Poi di getto mi è venuto questa canzone che poi ho leggermente modificato in base alla metrica, all'italiano, così, però io questa canzone l'ho scritta in 2 giorni. E perché comunque avevo bisogno di uno sfogo, di sfogarmi, di scrivere nero su bianco tutte le mie difficoltà e volevo che le persone ci arrivassero. Ma ci arrivassero perché? Perché comunque se non riusciamo a fare comunque gesti concreti per chi ha questo tipo di difficoltà, ma anche di ogni genere, per chi è discriminato per qualsiasi cosa, non ci svegliamo, no? Cioè, voglio che comunque le persone si sveglino e facciano comunque dei gesti concreti. Perché per esempio, vi faccio un esempio, ieri era la giornata dedicata alle persone con disabilità, no? Mi è seguito una giornata, che è bellissimo, è bellissima questa cosa perché prima non c'era, e quindi io credo che sia un passo avanti, però c'è anche questa cosa, parlano tanto, tanto, tanto di inclusione, ci sono accessibilità per chi è in carrozzina, si parla tanto di inclusione, ma poi una ragazza disabile viene picchiata soltanto perché è disabile. E quindi è questo che è proprio la contraddizione su quello che si dice e quello che effettivamente si fa, no? Quindi io spero di nel mio piccolo di aver portato un messaggio di questo tipo. Se non ci svegliamo e non facciamo gesti concreti, a partire da voi e anche dalle nuove generazioni, secondo me, perché le nuove generazioni sono il futuro. E quindi l'inclusione non è soltanto uno slogan, cioè non è soltanto una cosa da dire così perché si dice, è una cosa che si fa. Cioè se non si include un ragazzo che per la nostra società, che non so neanche qual è diverso, non si fa niente di concreto, secondo me. Quindi è per questo che ho scritto questo testo. Avete presente che l'arte in genere serve proprio per esprimere l'emozione e per cercare proprio di dare un messaggio. Oggigiorno, come vedete, la maggior parte dell'arte, come viene usata oggi, viene utilizzata in maniera proprio mercificata. Si pensa, faccio una canzone, faccio qualcosa per fare i soldi. Questi sono i messaggi che la maggior parte delle canzoni che ho sentito da parte vostra alla fine era questo. In realtà non è mai stato così, cioè, quello eventualmente sarà una conseguenza. Uno ha l'esigenza di esprimersi e si può esprimere tramite la musica, come imparato a suonare, tramite la scrittura, la poesia, tramite il balletto, la danza, ci sono varie forme d'arte. E tutto ciò che uno fa col cuore è arte. Anche uno che fa il calzolaio, se fa quel lavoro con passione, è un'arte.
tutto ciò che ci mettete del vostro, ma veramente del vostro, il vostro contenuto, qualcosa che appartiene a voi, qualcosa che appartiene a voi, non perché devo guadagnare, devo fare, qualcosa, a prescindere poi dal risultato che avete, andrà bene, andrà male, ma non è importante, lo fate per voi, per sentirvi bene, per cercare di fare qualcosa che possa migliorare la vostra situazione, magari la situazione di chi vi sta intorno. Questa è la vera parte. Non immaginate quello che sentite per lo più in giro, perché questo è un po' quello che ha portato il consumismo oggigiorno. E un'altra cosa, bisogna un attimo tirare il freno a mano, guardarsi intorno e cercare di riflettere un po' di più, cosa che molte volte non riflettiamo, anche perché i tempi si sono sempre più ristretti. Anche soltanto il telefonino, oggi giorno il telefono messaggio su più se ti viene davanti il messaggio. Una volta prima di sentire un amico dovevo tornare a casa, cercare di telefonarsi a una certa ora, c'era tutta un'attesa, quindi c'era anche tutta una fase della giornata in cui uno aveva tempo per riflettere. Oggi giorno invece questa riflessione un po' ci manca, perché siete un po' dentro questa società che mi fa correre di continuo. Mentre c'è un tanto è meglio fermarsi e riflettere su voi stessi, quando siamo intorno a voi, e a fare le cose per cercare di migliorare. Automaticamente state meglio anche voi stessi, Vi serve della maggiore sicurezza. C'è anche la velocità purtroppo, per quanto riguarda l'arte, secondo me, poi correggimi se sbaglio, c'è anche la velocità nel essere subito qualcuno. Esatto. Cioè adesso con i social, con i youtuber, c'è la velocità nell'essere soltanto nell'essere un influencer piuttosto che un rapper piuttosto che un trapper. Prima c'era la gavetta, adesso questa è la famosa gavetta, non c'è più. E quindi c'è il fatto di essere famoso per un periodo e poi vai subito nel dimenticatoio, no? Perché comunque non c'è quella musica che rimane, secondo me, adesso. Poi, ripeto, io credo che sia anche giusto che alla loro età comunque ascoltino anche musica, tra virgolette, leggera, ma ci vuole anche quella parte del aspetta, però c'è anche il valore del testo, no? C'è anche il valore testuale. Che adesso non so se loro hanno o meno, però comunque secondo me ci vuole anche questo. Avete visto quando avete fatto la statistica sui video YouTube, i like, quanta attenzione c'è nell'internet? Quando era scoraggiata, come ha fatto ad andare avanti? Come hai fatto, grazie. Come ho fatto ad andare avanti? Bella domanda, sicuramente grazie al sostegno dei miei genitori, questo mi ha aiutato molto, perché comunque se non ci fossero loro credo che non sarei niente. E poi comunque ho cercato, anche se con fatica, di accettare la mia condizione per quello che è, ci sono ancora lavorato, perché comunque questo. Ci sto lavorando, però è tutto una questione di accettazione. Se tu ti accetti come persona, riesci ad andare avanti. Se non ti accetti, è una continua lotta con te stesso. E te lo dice una che non si accetta ancora del tutto. Però se non ti accetti, continui ad avere un conflitto con te stesso. Si fa più fatica nella mia condizione. E l'importante è che una cosa che sbaglio spesso è che comunque non te ne fa una colpa, perché mi faccio una colpa. E una cosa che sbaglio è che non è che non valgo io come persona, ma un po' la società che è sbagliata, no? Il fatto di. Cioè io sono d'accordo che comunque chi ha più difficoltà. Chi si accolla, diciamo, chi ha delle difficoltà è una sorta di sfida, perché non è facile comunque avere delle limitazioni così grandi. Però, nel senso, possiamo essere anche una risorsa, credo, spero che possiamo anche essere una risorsa. Quindi
è questo un po' che manca da dirmi, no? Che posso essere una risorsa, che posso tra virgolette servire a qualcuno e questo. E le situazioni appunto come quella di oggi mi iniettano un'autostima che non avete idea, nel senso che è una cosa bellissima. Ma quando ha perso il suo sostegno, suo fratello, cioè come si è sentita? Tipo, la fine del mondo? Sì. Ah. Sì. Mi è crollato il mondo addosso quando ho perso mio fratello. E ci sono stati dei periodi, cioè quel periodo ma anche adesso, nel senso che adesso ci sono dei periodi brutti, da quando, almeno più brutti da quando ho perso mio fratello. E diciamo che sono aumentati questi periodi brutti, perché comunque, come ho detto, era il mio sostegno, era oltre ad essere mio fratello. E quindi è stato devastante. E quindi diciamo che non so neanche io come ho fatto andare avanti, sinceramente. Però ve l'ho già spiegato, grazie ai miei e grazie all'accettazione che ci sto ancora lavorando sulla mia accettazione, sulla vita per quello che è, perché io a volte vorrei fare di più, io pretendo molto da me stessa, no? E me ne faccio anche una colpa quando comunque c'è cioè, una cosa che non posso fare perché non dipende da me ma dai miei limiti. E invece dovrei accettarli e basta, non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì. Ti sei mai sentita insicura per quello che fai? Ogni giorno, ogni cosa che faccio per me, mi faccio un film su quello, sarà giusto, sarà sbagliato, sarà cosa sto facendo, non servirà a niente. Io ho questa cosa purtroppo ho il mio difetto, che qualsiasi cosa che faccio dico che non servirà a niente. E dovrei un attimo fregarmi di questo, dei giudizi degli altri, del fatto che secondo me non servirà a niente, del fatto che. Perché comunque è una cosa in più che faccio. Invece ho questo difetto di dire meglio non farlo perché tanto non servirà a niente. Però è un mio ragionamento sbagliato e dovremmo modificarlo. Quindi sto lavorando anche su questo, sul fatto che se vi sentite di fare una cosa, fatela, nel senso che non c'è nulla di sbagliato. E le vostre insicurezze, cioè le mie insicurezze dovrei un attimo lasciarle da parte, ma anche su qualsiasi progetto che sto facendo e provare a buttarmi, no? Io sono molto timorosa, non mi butto mai, invece dovrei un attimo provare a buttarmi un attimo anche cose che non sai benissimo a che cosa ti porteranno. Hai una frase o una parola che ti possa descrivere così come sei, senza niente? Le trovo molto... Ma è difficile. Sì, perché in realtà ne ho tante. Nel senso che le trovo tutte... Lo so che sembra ripetitivo, sembra paranoico, sembra una roba... Ma le trovo tutte nelle canzoni di Fabrizio De André, tutte. E ce n'è una in particolare che trovo in Un malato di cuore di De André, che scrive: da uomo a partire dal tempo stretato a farsi narrare la vita dagli occhi. Io purtroppo nella mia condizione è questo. Nel senso, essendo limitata in tante cose, parte della vita io la posso solo vedere dagli altri. E quindi quando De André mi ha scritto, perché credo che sia per me una canzone, mi ha scritto questa frase, sono scoppiata in un pianto, perché comunque parte della vita io la posso solo vedere dagli altri. E sono felice che gli altri vedono quella parte della vita che
che per adesso magari poi, però per adesso io non posso vivere. Aspetta, come ti sei sentita? Proprio cosa hai pensato appena hai iniziato a scrivere questa canzone? Sicuramente ho pensato, sbagliando, ho pensato che non ce la farò mai. Nel senso che non ce la faccio, non ce la faccio, le mie insicurezze si sono fatte sentire, no? La mia insicurezza, ho detto, oddio, non ne vado, non ce la faccio, non ce la faccio. Poi scrivendolo ho provato una sorta di liberazione, ecco. Liberazione da quello che... Perché ho detto, ok, magari non si tramuterà mai in una canzone, però devo liberarmi da questa esigenza che è quella di far arrivare un messaggio, no? Perché ho provato molta... E poi mentre lo scrivevo ho provato molta rabbia, perché dico, cavolo, però... facciamo appunto gesti più concreti, no? Per le persone che hanno appunto, cioè un gesto più umano per le persone che hanno appunto qualsiasi tipo di difficoltà, non solo la mia, io parlo di tutti. Perché comunque siamo nel 2022, va bene il progresso, ma va bene anche un gesto più umano per qualsiasi tipo di persona, cioè l'accoglienza. Io credo che l'accoglienza di uno che per il canone della società è diverso, quando diverso non lo è, sia la cosa più giusta. E questa è la motivazione per cui mi ha fatto andare avanti, pur stando male scrivendo questo testo. Come descriveresti la tua vita secondo te? Come descriveresti la tua vita secondo il tuo punto di vista? questa è tosta. Sicuramente io, per come sono fatta io, la maggior parte della mia vita vorrei cancellarla. Perché comunque ho vissuto tante cose che vorrei cancellare. Però da una parte dico, questa cosa però mi ha reso così. E anche caratterialmente, nel senso che io so che sembra assurdo, ma l'unica cosa per cui ringrazio il mio handicap fisico è il mio carattere. Perché se non fosse stato per il mio handicap non sarei così caratterialmente, non avrei una mentalità così aperta verso chi è in difficoltà, tanto è vero che aiutare gli altri a me gratifica. A me aiutare gli altri è una sorta di terapia per me, aiutare gli altri. Perché è una canzone arrabbiata con Dio? Quella canzone che ti era arrabbiata. Allora, io diciamo che sono stata sempre un po' scettica, io non sono molto credente, nel senso, diciamo che adesso non sono molto credente, e sono stata un po' sempre scettica per appunto la mia condizione, per le mie limitazioni, del fatto che non posso fare tutto quello che fanno gli altri, e sono abbastanza scettica sull'esistenza di un Dio, anche perché comunque anche adesso per quello che sta succedendo nel mondo sono abbastanza scettica. Io ero arrabbiata con Dio perché comunque già non credevo molto, e quando mi hanno portato via la mia è stato la conferma che non esiste niente, secondo me, io non so se
secondo me, io non giudico che è credente assolutamente, però diciamo che sono fatta questo video. Dopo la perdita del fratello non riuscite a credere. Non voglio credere che ti sia un figlio, cioè io non voglio credere che ti sia un figlio, ma non solo per la perdita tecnicamente di fratello, perché ci sono tante contraddizioni in questo mondo. E quindi anche se credo che le contraddizioni siano dovute assolutamente dall'uomo, assolutamente, io credo in questo. Però credo che Dio dovrebbe guardare tutto. Se avessi la possibilità di incontrare di Andrea, cosa farebbe? Credo che vivrebbe un altro sequestro. Il rapimento. Esatto, non so se sapete che Andrea è stato sequestrato. Io diciamo che in senso buono lo sequestrerei e non so neanche cosa, che domande gli farei. Farei un sacco di domande che finché non risponde non esce dalla stanza. No, finché non risponde non lo lascio andare. Esatto, esatto, finché non risponde a tutto. Sicuramente come prima domanda gli chiederei come sono nati quei capolavori così centrati sulla sofferenza di Dio. Inoltre da loro per l'ispirazione. Esatto. Ringraziamo, grazie mille. Grazie. Il tempo scorreva e dietro aspettare.